Allora, buongiorno. Come ha già detto la dottoressa Moroni, il mio ruolo è quello di fare brevemente, molto più brevemente possibile, perché la parte più importante degli interventi è sicuramente quella successiva, la genesi di questo progetto. Noi, quando abbiamo pensato nel 2008 a questo progetto, siamo partiti dai presupposti che, bene o male, conoscete tutti, ma qui sono riassunti molto brevemente, che sono quella appunto della funzione RISPRA, che è quella di mettere a sistema funzioni di controllo, monitoraggio, ricerca nelle varie matrici ambientali e sicuramente quella di fornire in qualche modo consulenza al Ministero dell'Ambiente e alla pubblica amministrazione, anche per supportare insomma, in qualche modo l'applicazione delle direttive europee e internazionali. ISPRA inoltre, ABAT prima, ISPRA adesso, è stato sempre come nodo centrale del sistema delle agenzie ambientali in una posizione in grado di poter in qualche modo cercare di drenare e veicolare le informazioni e le conoscenze che vengono direttamente dai territori e in qualche modo ha la possibilità di proporsi come ente di riferimento nel proporre delle metodologie e strumenti che possono essere utili appunto per la progettazione. Una progettazione però che sia in qualche modo rispettosa dei valori ambientali e dei valori paesaggistici. Un altro punto di partenza da cui siamo partiti è che ISPRA, appunto, nella funzione di organo di supporto al Ministero, quindi come istituto vigilato dal Ministero, supporta il Ministero in diverse attività, alcune tra le quali era appunto il supporto nelle preistruttorie dei progetti di avanzo di interesse nazionale. E il supporto sia prima nella predisposizione, poi nel monitoraggio della strategia nazionale per la biodiversità. Strategia che in qualche modo ha riconosciuto come il settore delle infrastrutture, uno dei settori più impattanti, pur essendo uno dei settori più impattanti del territorio, però riconosce che comunque nella biodiversità, quindi all'interno delle politiche di settore, economiche di settore, la conservazione della biodiversità è uno dei fattori importanti anche per consentire poi comunque un uso sostenibile delle risorse naturali. Quindi brevemente nel 2008 abbiamo attivato una serie di attività conoscitive di ricerca che sono consistite nel realizzare censimenti e repertori su varie tematiche. Una di queste tematiche era appunto i sistemi marini costieri rappresentati con le dune. Il tema era quello di individuare aree prioritarie ad alto valore naturalistico, alla fine di conservare in qualche modo la diversità biologica, geologica e del paesaggio. Un'altra attività era quella di un'attività conoscitiva sullo stato degli ecosistemi marino costieri, in particolare appunto con riferimento ai sistemi dunali. E l'altra attività era quella di cercare di conoscere e divulgare anche attraverso seminari appositi, fatti all'epoca anche, le migliori soluzioni a livello nazionale e internazionale ai fini di trovare soluzioni di mitigazione e di compensazione degli impatti quando c'è la necessità reale di realizzare opere infrastrutturali. In questo contesto, appunto, all'epoca fu istituito un gruppo di lavoro che era coordinato dal dottor Onori, che attualmente è in pensione, e che era finalizzato a realizzare un repertorio nazionale di interventi di ripristino di ecosistemi marino-costieri realizzati nelle aree protette. In particolare era finalizzato a raccogliere informazioni relative alla ricolonizzazione delle batterie di fanerogame, la diversificazione degli habitat sottomarini con barriere artificiali e il ripristino dei sistemi dunali e la difesa delle coste sabbiose con interventi compatibili, ecocompatibili, in particolare sempre con l'ingegneria naturalistica. Questo è un quadro sinottico degli interventi censiti all'epoca. Le informazioni che venivano raccolte erano a parte gli estremi identificativi del progetto. Venivano censiti sia alcuni lineamenti geomorfologici dell'area, sia lineamenti climatici e medio climatici, e
sia anche le caratteristiche floristiche, faunistiche e degli habitat Natura 2000 presenti nel sito, perché ricordo era all'interno delle aree protette questa attività. I dati tecnici che sono stati raccolti in questo censimento riguardavano in qualche modo le motivazioni e gli obiettivi dell'intervento, i costi, l'ente finanziatore e i soggetti che hanno eseguito i lavori, la durata, le tecniche impiegate, le specie vegetali utilizzate, le manutenzioni previste, le azioni di informazione verso il territorio e i risultati ottenuti dagli interventi. Questa attività era stata poi pubblicata in un volume ISPRA, in un rapporto, pubblicato nel 2009, penso che molti di voi lo conoscono. Questa attività ha coinvolto 44 autori e 18 enti. E in particolare sono state appunto documentate 30 zone italiane in aree protette e in qualche modo, come risultati, si è visto che è possibile coniugare la conservazione della naturalità e l'utilizzo di questi territori anche utilizzando comunque tecniche, diciamo tecniche di ingegneria naturalistica e naturali. Questa attività è stata presentata in un convegno chiamato appunto SOS Dune, cui è stato presentato ufficialmente il lavoro, e successivamente, dopo questo convegno, anche su invitati dal CATAP, che è un'associazione che raccoglie alcune associazioni tecnico-scientifiche dell'ambiente e del paesaggio, abbiamo attivato un gruppo di lavoro che era finalizzato a produrre dei documenti che, naturalmente per gli aspetti di nostra competenza, potessero dare strumenti e indicazioni sia ai fini della caratterizzazione ecologica del territorio e sia per una preventiva mitigazione degli impatti già previsti nella fase di progettazione degli interventi. I risultati, questa è l'ultima slide per cui ho finito, i risultati di questa attività era che nel 2010, 11 e 12 un gruppo di lavori che ha coinvolto 108 persone ha prodotto una serie di documenti riguardanti il territorio, quindi con varie tematiche, dal patrimonio geologico, al suolo, se non ricordo male, riguardava un po' le infrastrutture lineari, quindi anche il verde pensile, tutta una serie, sono stati 5-8 documenti, e da questo una costola di questo gruppo di lavoro ha dato via invece all'attività che poi ha portato al rapporto attuale e che attualmente ha coinvolto 38 persone e una serie di tecnici universitari e associazioni. Questo è il primo, erano previsti 3 volumi, uno che riguardava appunto la Posidonia, l'altro le barriere artificiali e l'altro il ripristino dunale. Per adesso siamo arrivati alla conclusione del primo. Ok, io ho finito, questa è la genesi, adesso lascio la parola. Grazie.